Quindi è un chiaro segno il cambiare questo equilibrio dal 70% dei prodotti che acquistiamo a un 70% invece di prodotti che andiamo a autoprodurre, cambia l'equilibrio e quindi diventa un modello più sostenibile. E in ultimo, gli ultimi due punti per cui che ho cercato di elencare è: autoprodurre il nostro cibo stimola la biodiversità contro l'omologazione, quindi omologazione dei saperi, omologazione dei sapori, e la biodiversità è fondamentale perché garantisce la nostra vita sulla terra. E in ultimo, aiuta a mantenere vive le tradizioni. Se noi autoproduciamo, andiamo a cercare delle ricette che arrivano dalla nostra tradizione, e la tradizione di un territorio è una cosa importantissima. Voi sapete che viaggiando, anche soltanto in un piccolo territorio, da un paesino all'altro cambia la lingua. Ecco, come cambia la lingua? Cambia il dialetto. Nel nostro, per esempio, nel Piemonte, dove io vivo, da un paese all'altro ci sono parecchie diversità di dialetto tra un paesino e quello vicino. Ecco, allo stesso modo che abbiamo diversità di dialetto, abbiamo diversità di cucina. Anche la stessa ricetta che ha lo stesso nome, da un paesino a un altro, viene realizzata in modo diverso, perché in base a quello che era una caratteristica di questo territorio, la ricetta veniva fatta in un modo diverso. Ecco, questa è un'altra cosa importante, perché l'autoprodurre ci porta a mantenere vive le tradizioni del passato, di un territorio. A questo punto, in tutto il tempo che noi dedichiamo all'autoproduzione non è tempo perso, ma secondo me è tempo guadagnato. E qui quindi abbiamo chiuso l'argomento, perlomeno momentaneamente, dell'autoproduzione. E passiamo dell'autoproduzione del cibo. A questo punto passiamo a una breve nota, un breve mio intervento legato all'autosufficienza energetica. L'autosufficienza energetica è importante per diversi aspetti. Innanzitutto ci educa a un maggiore risparmio delle risorse, esattamente come per il cibo, e quindi un maggior risparmio, un minore spreco ci aiuta a essere più sostenibili sulla terra e a ridurre la nostra impronta, e l'ambiente ringrazia, perché se io autoproduco faccio fatica a produrre e quindi sono molto più attento al consumo. Dall'altra parte l'autonomia energetica è una sorta di politica non violenta che ridurrebbe le guerre sul pianeta. E perché vi dico questo? Perché noi sappiamo che buona parte delle guerre e dei conflitti in questo mondo in atto sul pianeta sono legati alla ricerca di risorse, alla ricerca di energia, alla ricerca di petrolio o altre risorse energetiche. E pensate, facciamo un attimo un elenco molto rapido in cui mi sono segnato alcune cose. In Ucraina, in questo momento, la dipendenza dell'Europa e della Russia per quanto riguarda il gas naturale induce a considerare che la crisi tra Ucraina e Russia sia più di origine economico-energetica che politica. In Venezuela, a gennaio il prezzo del petrolio è arrivato a $38 al barile. Questo ha messo in crisi l'economia venezuelana e il ministro degli esteri di Caracas sta cercando di rafforzare l'alleanza con Teheran, perché l'Iran è un gran produttore di petrolio. E il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha denunciato, lui naturalmente, che recentemente c'è stato un attentato golpista orchestrato a suo dire dagli Stati Uniti. E quindi di nuovo dietro ci potrebbe essere, ripeto, sono ipotesi, un equilibrio che viene turbato dal fatto che l'energia del petrolio del Venezuela fa gola a molti. Poi la stessa cosa in Iran, la stessa cosa in Ecuador. Pensate che di questi giorni la comunicazione del presidente Rafael Correa dell'Ecuador, che per affrontare la crisi economica ha dichiarato di non poter fare a meno di trivellare l'Amazzonia. Pensate che grave danno per tutti noi se l'Amazzonia divenisse un altro pozzo petrolifero. E dopodiché possiamo riflettere anche alla Libia di questi giorni, di nuovo l'intervento strano che viene proposto dopo la caduta di Gheddafi, che è strano, è proprio in un momento in cui fa riflettere il fatto che in Libia ci siano grosse riserve di petrolio. E allo stesso modo anche questa guerra economica tra Russia e Stati Uniti, legata, pensate che il crollo del prezzo del petrolio, guerra naturalmente economica, il crollo del prezzo del petrolio dà un danno alla Russia di circa 100 miliardi di dollari l'anno. Questo solo per dirvi come oggi tutta una serie di paesi che in questo momento hanno dei strani fermenti, strani movimenti, effettivamente sono in qualche modo collegati all'energia, al petrolio o comunque alle risorse del sottosuolo, energetiche del sottosuolo. Ma una cosa che vi volevo far notare comunque riguarda anche il passato. E il passato con Enrico Mattei. Voi sapete che Enrico Mattei era stato incaricato nel 1949, era responsabile dell'AGIP, l'Agenzia Generale Italiana Petrolio.
ed era stato incaricato dal trattato di pace con gli Stati Uniti di liquidare questa agenzia. Ma lui scoprì appunto nel 1949, scoprì che c'erano dei giacimenti e quindi sostenne che probabilmente il futuro dell'Italia doveva essere l'autonomia della produzione di petrolio. E quindi cambiò completamente le politiche energetiche di quel periodo. Lui diventò poi presidente dell'ENI anche. E qui ci fa riflettere perché lui si mise praticamente contro le sette, quelle che lui stesso definì, quando noi parliamo di sette sorelle, fu lui stesso, Enrico Mattei, a definire appunto le sette sorelle, e che diceva appunto che avevano praticamente il monopolio del petrolio. E quindi cominciò a stabilire contatti con i paesi che erano fuori da questo, di queste sette sorelle, quindi con Libia, Algeria, Tunisia, proponendo degli accordi vantaggiosi anche a Iran e Egitto. E addirittura stipulò negli anni 60, degli accordi con l'Unione Sovietica e con la Cina. E le sue dichiarazioni, che sono interessanti, che io riporto, sono: la politica del monopolio americano è finita. Le nuove realtà politiche dei paesi produttori di petrolio rendono possibile un nuovo sistema basato su accordi diretti tra paesi e consumatori di petrolio. E nel film Il caso Mattei, del regista Francesco Colosi, il protagonista dice, vi riporto le sue parole, dice a un giornalista: il petrolio fa cadere i governi, fa scoppiare le rivoluzioni, i colpi di Stato, condiziona l'equilibrio del mondo. Se l'Italia ha perso l'autobus del petrolio è perché gli industriali italiani, questi grandi industriali, non se ne sono mai occupati. Non volevano disturbare la digestione dei potenti. Il destino di milioni di uomini nel mondo in questo momento dipende da 4 o 5 miliardari. E qui queste parole di Mattei ci fanno decisamente riflettere, perché sono ancora attuali, e questo ci fa capire l'importanza dell'autonomia, appunto. Di un'autonomia che però parte dal basso, un'autonomia che, vediamo se trovo l'appunto, che in qualche modo democratizzi l'energia. Vediamo. Ecco, vi riporto questa frase. Questa è una prefazione che Dario Tamburano ha scritto al libro L'Europa di fronte al picco del petrolio, di Benoît Tevard. Lui fa questa prefazione che appunto vi cito: riavvicinando i luoghi del lavoro e della produzione a quelli del consumo e dell'abitare, riducendo la necessità di spostamento di merci e persone, dando maggiore attenzione al mercato locale rispetto a quello globale, ripristinando l'assetto idrogeologico e la fertilità dei suoli, imbrigliando le acque e trattenendo i terreni, adottando politiche di adattamento e mitigazione climatica, traghettando il modello dell'agroindustria verso politiche agricole indipendenti da flussi di energie fossili e materiali non locali, costruendo una società delle rinnovabili e del recupero della materia in grado di automantenersi con una bassa intensità energetica e ridotte attività estrattive. Questa, conclude Dario Tamburano, è la via per trasformare la comunità europea in una comunità resiliente e pacifica, che si ponga al di fuori dei conflitti per le risorse e delle responsabilità del cambiamento climatico, che non ci porti verso l'autarchia, ma verso un nuovo umanesimo europeo. In questo caso la parola autarchia è utilizzata con accezione negativa, ma verso un nuovo umanesimo europeo. Quindi io quello che dico è che l'energia deve partire da una maggiore democratizzazione, dal basso. Questa scelta, solo partendo dal basso, sarà una scelta che non sarà, come dire, che non potrà essere contrastata, e partendo dalla base dovremo pensare di essere il più possibile ognuno di noi autonomo da un punto di vista energetico. Questa autonomia diffusa permetterà di mettere assieme delle reti dove io produco e autoproduco, e se produco qualcosa in più la condivido col mio vicino di casa, e questo creerà la piccola autonomia del paese, e così man mano possiamo far crescere l'autonomia di tutti. Spero di non avervi annoiato, spero di essere stato chiaro, purtroppo non potendo interloquire con voi è più difficile, ma intanto io vi ringrazio. Sapete del mio blog, se avete domande o altre cose, il mio blog è I Bugini di Campagna all'interno del portale Italia che Cambia. Se per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione, le cose che vi ho raccontato le ho scritte sul blog, e quindi aspetto vostre notizie e vi auguro una buona giornata, e grazie ancora per avermi invitato. Grazie a tutti, ciao, a presto. Ciao.